Lo sport nasce nella preistoria per istinto di sopravvivenza. L'attività fisica ed un corpo in salute garantivano all'uomo primitivo cacciatore il cibo per nutrirsi. Nel corso del tempo lo sport si lega strettamente alla pratica della guerra, dove un guerriero prestante e scattante aveva la meglio sull'avversario nel corso delle battaglie e i bambini, già all'età di 7 anni, venivano avviati all'attività sportiva. Le gare atletiche vengono descritte per la prima volta nel canto 23esimo dell'Iliade, quando Achille, per il funerale del suo amico Patroclo, indice i giochi funebri con disparate discipline divise in 8 gare. Lo sport oggi, fortunatamente, è il legame di pace tra i popoli della terra, con i valori legati al benessere fisico e mentale, alla socialità, in un'ottica di sana e corretta competitività, seguendo il motto attribuito a Pierre de Coubertin, ideatore dei moderni giochi olimpici: l'importante in questi giochi non è vincere, ma prendervi parte. Nel 2003, istituita con direttiva del Consiglio dei Ministri, si dà il via alla Giornata Nazionale dello Sport, una grande festa all'insegna di chi ama e pratica lo sport, promuovendo tutte le discipline sportive a cui aderiscono molti comuni italiani, che sotto la direzione del CONI organizzano eventi e manifestazioni. Cogliendo l'invito di Paola Berardino, delegato provinciale CONI Salerno, hanno aderito all'evento i comuni di Salerno, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Buccino, Capaccio Pestum, San Giovanni a Piro ed altri. Quest'anno, il 6 giugno, una giornata importantissima per il CONI. Già dal 2003, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata istituita la Giornata Nazionale dello Sport. Ed è doppiamente importante perché l'anno scorso è stato l'unico anno in cui questa celebrazione dello sport non è avvenuta a causa Covid. Quindi riprendiamo con tanto entusiasmo, con tanta voglia di ripartire. Una giornata particolare non solo all'insegna dello sport, ma anche alla convivenza, al gioco di squadra, quindi anche una valenza sociale per i ragazzi che si avvicinano allo sport. Certamente, lo sport possiamo dire che serve a 360 gradi, cioè ha una funzione sociale perché insegna a rispettare le regole, a rispettare i compagni, ad aiutare il più debole e quindi è un grande attivatore sociale ed è un'agenzia educativa importantissima. E poi ha dalla sua, diversamente a tante altre istituzioni, il gioco, il divertimento, cioè fare sport piace a tutti, basta mettere un pallone a terra e tutti giocano, bambini, grandi, adulti. Infatti la giornata nazionale è aperta a tutte le età, da 0 a 99 anni, noi diciamo. Quest'anno, fortunatamente, nonostante i tempi strettissimi di organizzazione e anche la difficoltà di organizzare causa Covid con le norme di sicurezza, hanno aderito una decina di comuni e di associazioni sportive, nonché di federazioni sportive. Quindi abbiamo una situazione variegata, perché abbiamo un campionato regionale e provinciale di pattinaggio a Salerno, abbiamo un campionato provinciale e regionale di atletica e poi abbiamo invece delle giornate dedicate proprio al gioco, al divertimento, ai bambini, alla promozione, come per esempio a Buccino, a Mercato San Severino, a Capaccio, e una giornata al mare a San Giovanni a Piro, al porto di Scario, addirittura c'è la dimostrazione di canoa e di karate. Poi a Nocera Inferiore abbiamo uno stand del CSI per promuovere proprio le buone pratiche, il back to sport indetto dal CSI. Tutti hanno voglia di ripartire, tutti hanno voglia di tornare a giocare e divertirsi con i valori sani, i valori veri dello sport. Naturalmente dopo un anno che è vero che ci sono state gli incontri di calcio e anche di basket e quant'altro, però senza pubblico. Speriamo che con i vaccini, con il calo del virus, si possa tornare alla normalità. È una giornata importante soprattutto per l'aggregazione giovanile. Lo sport è salute, lo sport è socializzazione. Io consiglio a tutti i giovani di scegliersi lo sport e di praticare lo sport, perché chi fa sport deve necessariamente rispettare le regole dello sport che pratica e le regole anche di chi decide. Se parliamo del calcio, per esempio, il rispetto anche dell'arbitro, anche quando a volte può commettere qualche piccolo errore. Una parola di augurio a tutti gli sportivi d'Italia?
l'augurio di tornare alla normalità, di tornare a fare sport dopo un anno e mezzo che siamo stati costretti a stare nelle case. Quindi l'augurio della seconda metà del 2021 con tanto sport e meno Covid. Questa giornata segna la ripartenza dei settori sportivi dopo mesi di stop forzato. È una manifestazione aperta a tutti coloro che amano lo sport e che lo praticano, un'iniziativa diretta dal CONI volta a promuovere l'importanza dello sport sotto il punto di vista sociale, educativo e della salute. Oggi, grazie alla collaborazione della SD Bulcino Molcei, del Comune di Bucino e all'impegno del CONI, abbiamo organizzato questa manifestazione di giochi motori per i più piccoli. I bambini, come sappiamo, hanno bisogno di muoversi, è importante che pratichino attività fisica per favorire uno sviluppo sia comportamentale che fisico, rafforzando quindi la crescita sia dal punto di vista psicologico che fisico. Particolare focus sulla tenera età per formare le persone del futuro, tenere sotto controllo anche l'aspetto della salute. Teniamo presente che l'Italia è tra i paesi europei con valori più elevati di problemi di sovrappeso e obesità in età scolare e questa tendenza va assolutamente invertita. Sì, un appuntamento importante che ovviamente consumiamo anche qui da noi a Bucino su questo splendido campo, questo splendido scenario. Peraltro lo sport è indice di inclusione, di aggregazione, di socializzazione, i bambini sprizzano gioia da tutte le parti. Io colgo l'occasione anche per chi in qualche modo ci aiuta ad organizzare tutto questo, di modo che i nostri bambini possano essere forgiati sin dai primi anni, sia da un punto di vista caratteriale, perché no, anche da un punto di vista del rispetto delle regole. La presenza mia dell'amministrazione comunale vuole sottolineare una partecipazione, una condivisione a quelli che sono i valori assoluti dello sport da un lato, ma anche da parte di chi accompagna e con grande abnegazione, con grande spirito di sacrificio, porta i bambini, i genitori, gli addetti ai lavori sul campo sportivo per farli crescere nel miglior modo possibile. In qualità di presidente della locale squadra di calcio non posso che testimoniare il grande senso di attaccamento di tutta la nostra comunità alla pratica sportiva. Riprova di ciò è la presenza costante di tante persone che assistono alle partite di calcio, ma oggi stiamo parlando dello sport inteso come valore assoluto da perseguire e la presenza e la partecipazione di tanti giovani e dei rispettivi genitori testimonia oltremodo l'importanza che la pratica sportiva ha nel percorso di crescita di questi ragazzi. Oggi più che mai è significativa l'organizzazione di questa giornata perché viene fuori da un periodo particolare di restrizioni, di mancanze da parte di tante persone anche alla pratica sportiva. È un momento di ricrescita, un momento di riavvio, è un momento di rilancio delle nostre città, delle nostre comunità e la pratica sportiva rappresenta un settore prevalente attraverso il quale formare la personalità dei nostri giovani, dei nostri figli e dare in modo ad ognuno di esprimere le proprie potenzialità. Alessandra, anche tu hai partecipato a questa giornata nazionale dello sport, perché? Perché è divertente, è una bella giornata e posso stare con i miei amici, fare ginnastica e passare una bella giornata all'aria aperta. Mi diverto troppo con gli altri bambini e che mi posso divertire troppo il mondo. Quale sport ti piace maggiormente? Maggiormente il calcio. Chi è il tuo campione preferito? Mio papà.